quindi al cinema, al fumetto, alla pubblicità, all'illustrazione, ma in questi oggetti entra qualche cosa di diverso, tanto che Tino Stefanoni lo ricordava spesso ed è molto efficace come battuta, non è soltanto un aneddoto. Una volta Scanavino, vedendo i suoi oggetti, il catalogo dei suoi oggetti, qui vedete una scrivania, ma poi vedrete proprio l'elencazione una dopo l'altra degli oggetti, vedendo uno dei suoi quadri gli dice: ma quale pop art, Tino? Queste sono icone bizantine. Ecco, è questa atmosfera che trovate nelle opere degli artisti qui esposti, da Adami a Bai, a De Filippi, Baratella, Mariani, Spadari, che trovate nell'altra ala insieme con le opere di Sarri. È questo clima apparentemente popolare, in realtà colto, consapevole, che tra l'altro destina, impiega una particolare attenzione e amore nel fare l'opera. Questa è anche una delle caratteristiche che differenziano questi artisti un po' dal clima romano, ma senz'altro dal clima americano: l'attenzione all'opera, l'attenzione e l'amore per la pittura. C'è certamente un dialogo con il cinema, con le riviste, con la pubblicità, con le immagini in generale che circolano, ma poi li si traduce in un'attenzione pittorica particolare, un'attenzione che non porta mai a una dimensione soltanto mentale, ma fa sì che la dimensione mentale si traduca in un'opera concreta, in un'attenzione concreta alla pittura. E poi i contenuti, come La vita agra di Brianciardi. Questi artisti non si accontentano di constatare il boom economico, che senz'altro c'è, pensate che non c'erano, in quell'articolo di su Epoca che citavo prima si diceva che non c'era disoccupazione a Milano, cosa che mi fa pensare a una sorta di paradiso terrestre, perché credo che chiunque di noi ha dei figli ha questo rovello dentro, riusciranno a trovare lavoro. Ecco, per noi il lavoro è l'emergenza. Allora, in una Milano che io certamente ho conosciuto, qualcuno di voi, vedo tutte facce giovani, ma qualcuno di voi ha conosciuto anche negli anni 60, appunto la disoccupazione non c'era, inchiesta giornalistica di quegli anni. La dicevo, gli artisti non solo sono capaci di vedere questi aspetti positivi e propositivi, ma anche ve ne vedono le ombre, e in queste opere, a cominciare da queste di Pasotti che vedo qui e su cui mi soffermo proprio perché le vedo davanti a noi, guardate quei galli in quegli ovali in fondo, è una critica già prenaturalismo ante litteram, una critica a come si mangiano le nostre uova, a come il gallo e le galline vengono allevati negli allevamenti industriali. Allora si immagina che una sorta di gallino, di gallo visionario spezzi le catene della produzione di massa ed esca fuori individuale a poter essere libero come appunto in natura. Siamo già a temi dell'ecologia e siamo alla metà degli anni 60. Ho citato prima Tino Stefanoni, potrei citare, e lo vedrete nel corridoio in particolare, Lucio Del Pezzo, che lavora in un linguaggio che è a metà fra metafisica e appunto pop. Ci sono delle geometrie, dei corpi geometrici che rimandano addirittura alla nostra grande tradizione classica e insieme però rimandano a dei bersagli, a dei giochi, al flirt.